a tutti da lunadividlab.it. Oggi riprendiamo con la letteratura latina. Le slide di questo video e di tutti i precedenti di letteratura latina sono a disposizione nell'area riservata agli utenti iscritti del nostro sito. Registrarsi è gratuito e dopo averlo fatto dovete fare il login. In alto a destra sul sito trovate il pulsante per accedere, con i vostri username e password. Dopodiché vi si apre un secondo menu dove trovate la voce dispense corsi e lì trovate tutto. Iniziamo! Oggi cambiamo periodo storico ed entriamo nella cosiddetta media età repubblicana, che va dalla battaglia di Pydna del 168 a.C. alla fine della dittatura di Silla 79 a.C. Le maggiori personalità di questa epoca, per quel che riguarda la letteratura, sono principalmente Terenzio e Lucilio. Oggi vediamo Terenzio. Prima però inquadriamo questo periodo con alcune notizie sulla cultura. Continua in questo periodo l'influenza della cultura greca, anche in seguito all'allargamento della dominazione romana sulla stessa Grecia. Continuano anche i provvedimenti repressivi dei conservatori, con espulsioni di filosofi, astrologi e retori greci. Ci furono però anche molti letterati e uomini di cultura greci che trovarono la protezione delle famiglie aristocratiche. Un ruolo di primo piano ebbe il circolo degli Scipioni, cioè il gruppo di intellettuali sia greci che romani che godevano in questi anni della protezione di Scipione Emiliano, come lo storico Polibio. Si diffondono anche le principali scuole filosofiche dell'età ellenistica. Nell'età arcaica era già conosciuta quella pitagorica, ma in questo periodo prendono piede lo stoicismo, l'epicureismo e la filosofia accademica, cioè quella dell'Accademia, scuola fondata da Platone. Si sviluppano i generi letterari già affermati nell'età arcaica, cioè il teatro di tipo greco comico e tragico, l'oratoria e la storiografia per la prosa, e per la poesia i poemi epici di tipo celebrativo. Ma nell'ambito della poesia abbiamo un paio di novità. La satira, in realtà già sperimentata da Ennio ma ora rinnovata da Lucilio, nella quale il poeta esprime il suo punto di vista sulla realtà dell'epoca, e la poesia preneoterica, che prende il nome dai poeti neoterici dell'età successiva. Il genere preferito dai preneoterici è quello epigrammatico. Nei loro epigrammi questi poeti esprimevano sentimenti ed emozioni in riferimento a vicende personali o a personaggi del mito greco. Come nell'età arcaica, i generi in prosa continuano ad essere praticati da esponenti dell'aristocrazia e quindi romani. I generi in poesia erano invece prevalentemente praticati da personaggi di bassa estrazione sociale o immigrati, ma per la prima volta in quest'epoca si dedicano alla poesia anche personaggi di elevato rango sociale. Un importante personaggio greco fu Cratete di Mallo, proveniente da Pergamo, che era un grammatico e filologo, che introdusse a Roma lo studio di queste due discipline. In questo periodo si intensifica l'affluenza di opere d'arte provenienti dalle città greche come bottino di guerra. Molte di queste opere divennero parte di collezioni private e in seguito i ricchi collezionisti romani cominciarono a comprare opere d'arte e a commissionarne copie di quelle più celebri. Arrivarono a Roma anche gli artisti greci, che lavorarono qui nella costruzione e decorazione dei templi. Grande importanza ebbe anche la pittura trionfale, cioè i dipinti nei quali venivano mostrati gli eventi principali di una campagna militare, che venivano portati nei cortei trionfali che celebravano il generale vittorioso.